ringraziamo il Signore di aver vissuto un momento forte. Io vi dico che stasera al cimitero ricordavo quelle volte dove ero lì, io, quattro becchini, nel senso positivo della parola, e la cassa. E stasera, ricordando alcune di queste volte, dico come sono stati, cosa ci hanno insegnato questi nostri fratelli che sono andati, a non dimenticare il dono che loro ci hanno fatto. Ecco, io ho una paura che noi dimentichiamo un po' il dono che ci hanno lasciato. Ci hanno lasciato dei preziosi ricordi e vi invito fraternamente, perché lo dico a me stesso, di non tralasciare il bene che ci hanno fatto e di non soprattutto lasciar correre quello che hanno fatto scorrere con la loro vita. Quest'anno abbiamo deciso proprio di dedicare il concerto che ormai da più di 25 anni facciamo in quel di San Lorenzo, e quest'anno appunto è dedicato per questa occasione qua. E quale migliore occasione per ricordare i nostri defunti, soprattutto del nostro paese di San Lorenzo, visto che io sono di San Lorenzo e ho molto piacere di fare questo concerto stasera, difatti. È stato un momento fortemente voluto proprio perché è una tradizione e le tradizioni legano all'interno di una comunità, perciò ci siamo impegnati, siamo stati fortunati perché comunque abbiamo potuto farlo anche grazie all'aiuto di tutti i volontari, senza faremmo veramente poco, perciò rinnovo anche il grazie al profondo del cuore agli alpini, agli operatori civici, all'Unione Sportiva e a tutti quelli che ci hanno dato una mano. Sono state ore intense, emozionanti queste, non solo il concerto, prima la cerimonia che ha ricordato le vittime. Ecco, che cosa prova questa sera? Allora, non ci devo pensare troppo, altrimenti mi vengono ancora le lacrime agli occhi, perché comunque sono stati dei mesi pesanti, se così si può dire. Pesanti, abbiamo condiviso tanto dolore e questa sera, anche questo momento, Gaio, forse vuole essere anche un momento per, non dico passare un colpo di spugna, perché sarebbe assurdo pensarlo, però dare un attimo di leggerezza, di allegria. Il soprano Elena Bertocchi è un volto noto non solo a San Lorenzo per il concerto, ma sicuramente noto per le sue doti e anche per il suo attaccamento a questo tradizionale momento che questa sera per la prima volta si è tenuto al parco in un'atmosfera emozionante che ha avvolto tutto l'abitato di San Lorenzo, una tradizione che dura da oltre 25 anni. Quale emozione prova? Ma devo dire che chiaramente l'emozione c'è sempre stata dal primo giorno e non è mai venuta meno, però quest'anno è una situazione troppo particolare, una situazione dove insomma, l'animo e le emozioni si sono veramente messe insieme per riuscire a dare un contributo a quello che già sappiamo. E noi col nostro canto abbiamo cercato di toccare un po' l'anima di queste persone, tantissime persone che sappiamo benissimo che periodo hanno passato, e quindi con il totale rispetto certamente per questa cosa, ma anche per cercare di risollevare un po' gli animi.